Il nuovo Renault Captur è dotato di una versione e-tech plug-in hybrid. Accomodatevi a bordo e premete il pulsante di avvio. Il quadro della strumentazione si accende e il vostro nuovo Renault Captur e-tech plug-in hybrid è pronto a partire in completo silenzio. È normale, l'auto si avvia sempre in modalità completamente elettrica. La tecnologia e-tech plug-in hybrid funziona con due tipi di energia, l'elettricità per i motori elettrici che viene immagazzinata in quella che chiamiamo batteria di trazione e la benzina per il motore a combustione interna. Il vostro nuovo Renault Captur e-tech plug-in hybrid vi offre una guida come non l'avete mai provata prima grazie alle sue tre modalità di guida, Pure, MySense e Sport. Potete selezionare la modalità di guida Pure premendo questo pulsante. La modalità di guida Pure forza la guida elettrica al 100% quando la carica della batteria di trazione e la potenza richiesta lo consentono. La velocità massima in modalità di guida completamente elettrica può raggiungere 135 km orari. Se desiderate sorpassare un veicolo, premete forte sull'acceleratore e la tecnologia e-tech plug-in hybrid passa automaticamente alla trazione hybrid. In questo caso il motore a benzina supporta il motore elettrico fornendo la potenza supplementare necessaria in questa manovra. Una volta allentato l'acceleratore, se il livello di carica della batteria di trazione lo consente, è di nuovo disponibile la trazione elettrica al 100%. Tenete presente che anche in modalità Pure, se il vostro nuovo Renault Captur e-tech plug-in hybrid stima che il consumo di elettricità è elevato, avvia il motore a benzina per caricare la batteria di trazione, se il livello di carica della batteria di trazione è troppo basso. Per dare priorità al vostro comfort, se la richiesta di aria condizionata o di riscaldamento è elevata, se la richiesta di coppia è troppo elevata. In modalità MySense, la tecnologia e-tech plug-in hybrid utilizza una gestione intelligente e flessibile per funzionare in modalità trazione elettrica o combustione interna o in una combinazione di entrambe. A seconda della carica della batteria, il nuovo Renault Captur e-tech plug-in hybrid darà priorità alla trazione elettrica per ridurre il consumo di benzina. Tuttavia, una volta che premete forte sull'acceleratore, il motore a benzina funziona a supporto dei motori elettrici. Di conseguenza, la trazione ibrida può fornire più potenza e coppia rispetto alla trazione completamente elettrica. Applicando una leggera pressione all'acceleratore, si rimane in modalità trazione elettrica, in modo da utilizzare meno benzina. Il motore a combustione interna può anche essere acceso per mantenere il livello di carica della batteria. La modalità e-save vi consente di mantenere il livello di carica della batteria di trazione superiore al 40%. In questo modo è possibile preservare l'autonomia per un futuro viaggio in modalità completamente elettrica. Questa modalità favorisce l'utilizzo del motore a benzina in modo da utilizzare la trazione elettrica solo per quanto necessario e preservare così l'autonomia della batteria di trazione. Se tuttavia la carica della batteria è troppo bassa, il motore a combustione interna si avvia per poter ricaricare la batteria finché non raggiunge un livello di carica ottimale. Sarà quindi possibile utilizzare di nuovo la trazione elettrica. Ora conoscete le modalità di guida Pure, MySense e Sport, offerte dal nuovo Renault Captur e-tech plug-in hybrid.